Allontanatevi dai nostri armadietti. Sì, perché siete sempre lì davanti, non capisco. Eh? Avanti, via, ho detto. Dove sta scritto che sono i vostri? Oh, sentitele, avete deciso di mettervi in mostra? Siete davvero spacciate. Chi ha detto che abbiamo deciso di metterci in mostra? Non ne abbiamo affatto bisogno. C'è un combattimento in atto. E tu per chi tifi? Per le rane, ovvio. Traditore, devi essere per le Bunnies. Ma tu stai pure per loro? Che problema c'è? Per caso hai dimenticato che Diana sta nelle Bunnies? Sono stanco di te, ti ricordo che Stella sta nelle rane. Timothy, andiamo a parlare con Eva. No, non ci andrò, mi spiace. Non ti interessava frequentarla? Ti sei dimenticato che non mi vuole? Sei tu che non hai capito che se tu parli con Eva, Diana parlerà con me. Nessuno andrà da nessuna parte, io voglio vederle combattere, cavolo. Ascoltate, ragazze, pensavo foste le cheerleader rane, ma sembrate perdenti. Ragazze, unitevi ai perdenti e non mettete quell'uniforme. Conto fino a 3, 1, 2. Se non vi allontanate dagli armadietti, ve ne pentirete. E 3. Non ci servono i vostri armadietti, stupide! Ah, sono davvero stufa di loro, le odio! Eva, sono proprio delle rompiscatole, sì, è vero! Sono davvero delle brutte rane, sì, ecco cosa. Ragazzi, non ci sarà nessuno scontro. Timothy, vai a parlare con Eva. No, sarà per la prossima, non ho voglia. Sai, devi imparare ancora tanto a relazionarti con le ragazze. Calciatori, perché non ci avete protetto? Dima! Kev, allora avete paura Volevo di loro? Volevo farlo, ma lui non me l'ha permesso. Perché io sono per le Bunny, lo sapete. Dima, ma che dici che Bunny? Ma quali Bunny? Noi siamo rane. Kev, la prossima volta devi proteggermi. Ragazze, smettetela di abbracciarvi e baciarvi davanti a me, lo detesto. Timothy, davvero? Sei proprio un bambino, lo sai? No, non lo sono. E invece non sì. Non lo sono. Però smettetela di litigare, forza. Oh, che bella ragazza bionda abbiamo qui. E che bel cagnolino tutto roseo, vero? Simone, non toccare il mio cane. Amico, andiamocene. Aspetta, di qui. Aspetta, voglio parlare di Eva con Le Diana. Le parlerai più tardi, forza. Sentiamo, per quanto tempo mi ignorerai? Una settimana, due settimane, tre mesi? Un anno, Simone. Andiamo, coniglietta. Un anno? Di quale anno stai parlando? Te ne pentirai amaramente, Diana. Oh, ciao a tutte, Bunny. Vedo che siete già pronte, ben fatto. Diana, quel cane, lui che carino. Oh mio Dio, Diana. Hai deciso di diventare ancora più glamour. Hai portato il cane a scuola. Sì, ha deciso di diventare la più affascinante. E lui è la nostra piccola mascotte. Diana, le rane si sono messe in mostra. Non ci hanno lasciato aprire gli armadietti. Diana, devi pensarci tu. Ragazzi, avete sentito? Che cane dolce. Vuole essere affascinante. Ah, mio Dio, la detesto. Ragazze, prenderò un cane identico. Non vi serve un cane. Comprate piuttosto una rana. Sì, potreste portarle al guinzaglio. Non è divertente. Oh, accidenti, non posso ordinare il cane. Costa 3.000 euro. 3.000, accidenti. Prendiamo un criceto. È molto glamour anche quello, che ne dite? Giusto, ragazzi, è economico e ha lo stesso identico aspetto. Avete visto, non parlano più di Diana ma del cane. Beh, che dire, lei è così affascinante. Sono solo invidiose, lasciamole fare, che possono dire? Io sono popolare e loro non lo sono, punto, questo è. Sono invidiose, è vero? Sì, e inutili. Le Bunny sono le più cool e le più popolari, ciao ciao. Questo è lo slogan delle Bunnies. Non alzare la mano, ragazze, prendiamo i criceti. Sì, si sta cercando. Ragazze, se volete ho un topo, ve lo darò gratis. Kev, non è divertente. Allora, perdenti, che avete deciso? Siete dei perdenti, volete continuare ad esserlo? Vi proponiamo un'alternativa interessante. Non sono un'alternativa, ma un ricevitore. Stai tranquillo, Patrick, fai il loro gioco. Che poi non sappiamo nemmeno giocare a baseball. Beh, ragazze, dovreste spiegarci bene perché io non ho capito, eh? Ci state per caso mettendo nei guai? Laila, vai a spiegarglielo, avanti. Julie, non hai bisogno di capire, devi solo unirti a noi, tutto qua. Laila, mi chiedo che tipo di banda sia la tua e cosa faremo. Julie, perché sei così grossa e così stupida, eh? Giada, perché metti la carta igienica nel reggiseno, eh? Laila, stanno ridendo. Ascoltatemi, ragazzi, non è divertente, tutte le ragazze lo fanno, tutte quante. Non è vero. Giulia, aspetta, non abbiamo ancora finito con te. È vero, perché non ci uniamo a loro, dato che siamo dei perdenti, raga? Beh, vediamo che dicono e lo faremo. Io non ho nemmeno voglia di decidere. Saremo i vostri nuovi schiavi, diteci che cosa fare, forza. Mai più perdenti, ma schiavi per la vita. Slave, sì. Finalmente, ragazzi, avete acceso il cervello. Sì, ragazzi, con la nostra banda voi non sarete più perdenti. Schiavi per la vita. Schiavi. Molto bene, raga. Quindi abbiamo dei dolcetti al cioccolato, dei marshmallow e del tè alla frutta, giusto, raga?
Ice, un cappuccino, per favore. Certo, prof, nessun problema. Senza zucchero come al solito, vero? Per niente al mondo, voglio 5 cucchiai di zucchero. Prof, le è successo qualcosa? È sicuro di star bene oggi? Si dovrebbero fare queste domande a un insegnante, ma mi ha lasciato. Mi ha lasciato. Oh, capisco, prof. Ma sai, io oltre a fare il barman, sono anche psicologo. E se vorrà confessarsi, bocca chiusa. Ice, tu sei davvero uno psicologo? Beh, questa storia inizia ben 3 anni fa, sai? Sarà una storia bella lunga. Meglio che si sieda, professore. Quando terminerai il mio cappuccino, siediti pure al mio tavolo. Ti racconterò tutto. Non mi era mai capitato di analizzare un prof. Professor Mike, lasci perdere. Anche Nat mi ha lasciato e poi è tornata indietro. Vedrà, anche la sua ragazza lo farà. Stai prendendo in giro? Non mi ha lasciato una ragazza, ma è il mio gatto. Professore, professore, professor Mike, professore, professore. Ragazze, state calme. Il professor Mike è davvero di cattivo umore oggi. Ice, sparisci. Diana ha portato il suo cagnolino a scuola. Sì, questo è un po' troppo. Deve dirglielo. La deve cacciare. Ragazze, ce l'ha fatto o siete squilibrate? Un cane? Portato a scuola? Un cane? Ice, ma che gli prende? L'insegnante Mike ha un problema. Il suo gatto se n'è andato. Che brava Diana a portare il suo animale domestico a scuola. E io che non l'ho mai fatto. Ok, professore. Ci mancava questa. E questa è la mia storia, Ice. Ma quella che cos'è? Visto che Diana ha portato il suo cane a scuola, ha portato un pannolino in modo che il cane possa farci i bisogni. Anche il mio gatto faceva la pipì, capisci? Per favore, altri 10 cucchiai di zucchero. Va bene, prof, ma sono sicuro che il suo gatto tornerà. Non si disperi, la prego. Eva, tienilo. Ragazze, ho deciso che diventerò la più affascinante di tutta la scuola. Ok, Diana, ma lo sai già. Dove troverai un ragazzo affascinante quanto te? Non ci sono ragazzi affascinanti qui. È così, non farai pace con Simone, quindi dove troverai un altro ragazzo affascinante? Ragazze, perché dovrei cercarlo? Creerò un fidanzato glamour. Ecco qua. Giusto, come hai creato me. Diana, aspetta, ma che vuol dire? Diana, diccelo subito. Ok, ragazze. Ho preso una decisione, ma cercate di capirmi, d'accordo? Creerò un ragazzo affascinante prendendone uno dai perdenti. Ecco qua. Cosa? Cosa? Ragazzi, aspettate. Sapevo che avreste iniziato a fare queste domande. Ma non scaldatevi. Non esistono ragazzi affascinanti. Tra i perdenti è irreale. Come farai a crearne uno? Eva, tutto è possibile. Shopping, barbiere. Ed ecco che abbiamo un ragazzo affascinante creato da me. O per meglio dire, lo creerò per me. Creerai un ragazzo affascinante da Bruno, Patrick e... Cuculo? Questo dici? Francamente, Diana, pensavo che tu fossi più intelligente. Oh, Eva, dammi i bagni. Ragazze, voi mi invidierete. Nat, che ne pensi? Chi sceglierà Diana? Penso Bruno. Io penso Patrick. Timothy, smettila di farti i capelli e corri da Eva. Perché non lo fai? Perché non voglio avere i capelli tutti crespi davanti ad Eva. Capelli crespi? Ma non stai pubblicizzando uno shampoo. Bro, voi continuate a parlare solo di ragazze, ma noi non ci siamo per nulla allenati oggi. Beh, visto che non hai uno straccio di relazione, perché non ci vai tu ad allenarti? Perché noi ci alleniamo ad amare, capisci? Tu ti alleni ad amare Eva, perché io la amo già, Diana. Sì, mo io ti capisco, ma non puoi recuperare la tua relazione tramite Timothy. Vai a parlare con Diana. Ho già cercato di parlarle, ma non ci sono riuscito. Ed è per questo che userò la sua migliore amica, capisci? Esattamente, Max, la mia futura ragazza. Non voglio sentire, continuate a parlare, raga. Allora, bro, capelli crespi o lisci? Crepe lisci, bro. Ciao, arachidine, che prendete oggi? Cosa hai detto, Ice? Avete sentito qualcosa di divertente, ragazzi? Siamo la banda dei duri, sì, vai! Mentre prima eravate dei perdenti, ora invece siete dei pazzi scatenati. Ehi, Ice, portaci degli hamburger. I duri hanno bisogno di cibo. Oh, sì! E va bene, care mie arachidine. Ci mancavano solo i perdenti a diventare delle grandi arachidi. Avete visto quanto era spaventato? Sì, tremava come un arachide vicino a me. Sapete cosa? Ora siamo i più fichi della scuola. Lasciate subito questo tavolo. Solo cestisti e rugbisti possono sedersi qui, capite? I perdenti non possono. Ehi, dovresti proprio rispondere. Dovresti stare attento a come ti rivolgi a noi. Siamo i duri. Le arachidi dure, sì. Kev, andiamocene, razza di arachidi. Arachidi pazze, per giunta. Oh,
Ci siete tutti! Perdenti, se uno di voi diventerà un ragazzo affascinante, allora sarà un grande risultato. Diana, non dovresti farlo. Perché non scegli un calciatore? Diana, Diana! Ragazze, no. Patrick, Bruno e Cuculo, rimanete in fila, per favore. Non capisco che significa, eh? Qualcuno sta cercando di parlare con la nostra banda. Credo che si tratti di Diana. Laila e Giada, avete dimenticato? Non ci sono bande qui in questa scuola. Dai, ragazzi, andiamo. È impazzita, ma che vuole da voi? Ragazze, partiamo da Bruno. Penso che potrebbe diventare un fidanzato cool e molto glamour. Ma cambierei lo stile dei vestiti, le sopracciglia e gli... cambierei anche il colore dei capelli. Che ne pensate? Diana, no! Cosa sta succedendo? Credo stia scegliendo un fidanzato. Tra i perdenti? No, tra le arachidine. Ok, Bruno, ora io penserò anche a te. Beh, Cuculo. Ehi, Diana, stai lontana dal mio Cuculo. Julie, non essere nervosa. Non ho bisogno del tuo Cuculo, in realtà. Sì, non è quello giusto, mi dispiace. Beh, Patrick, non capisco perché ha portato il cane a scuola. Laila, hai dimenticato quando eravamo cheerleader? Cercavamo di essere molto affascinanti. Beh, Patrick, dovresti avere i capelli un po' più lunghi e... dovremmo cambiare quei jeans perché non sono alla moda e mettere una cintura con gli strass, sì. Non indosserò una cintura con gli strass, sono un'arachide. Ragazze, io lo so, Patrick sarà davvero affascinante. No, Diana, no! Patrick, prepara lo zaino, andiamo a fare shopping. Quale shopping? Sono un'arachide. Non capisco, Eva, dove sta andando con lui? Va a cambiarlo. Cosa sta succedendo? Vuoi fidanzarti con un perdente, davvero? Casa? Eva, è vero. Eva, devo parlarti solo un istante. Ferma Diana e poi parliamo, ok? E poi uscirai con me? Forse, ma dobbiamo fermarla. Patrick, non capisco, perché sei confuso? Tutti vorrebbero essere te, non capisci? Ma ora lui è un duro. E i duri non portano strass. Mi metterò dei jeans stracciati, una cintura con gli strass e una maglietta tutta rosa. Posso essere il tuo ragazzo? Mio Dio, sta diventando un tappeto. Beh, Patrick, come vuoi tu? Troverò un altro ragazzo affascinante. No, Di, ma tu non sarai il mio ragazzo. Che stai facendo? Simone, sto cercando di creare un fidanzato affascinante ma per me. Ma se sono io il più affascinante? Non hai bisogno di cercare nessun altro. Sì, Simone, ma la nostra storia è finita, finita, hai capito? Ok, Diana, va bene, ma niente perdenti, sì, niente perdenti. Beh, ragazze, troverò un altro fidanzato e lo renderò un fidanzato molto affascinante. Ragazzi, mettete il pollice in su, iscrivetevi, premete la campanella e aspettate i nuovi video. Ci vediamo, ok? Ciao, ciao, ciao. Di ciao, Bunny.